Il direttore di un istituto si reca al lavoro come ogni mattina. Non appena entra nell'istituto c'è il portinaio e gli dice: signor direttore, ha saputo? Dice: è morto Atalantini. Il direttore fa finta di non conoscere, dice: sì, sì, certo. E sale. Sale dove incontra il suo assistente e dice: direttore, ha saputo? Stanotte, dice, è morto, dice, Atalantini. E così via. Sale ancora sopra e tutto il personale si rivolge al direttore: che è morto questo Atalantini. Allora lui pensa: ma qui è sto Atalantini, di quanta gente lavorava lì? Basta e va nell'obitorio, nella camera mortuaria, per esaminare sto Atalantini. Lo scopre e che vidi? Vede una cosa mostruosa, fuori dal normale, insomma una cosa pericolosa. Intanto si fa sera, lui decide di fare l'autopsia. Dice: basta. Si fa l'autopsia, arrivando a un certo orario, che cosa fa? Taglia il pene, lo avvolge in un giornale e si porta a casa. Ora, lui non appena arriva a casa, lo posa nel tavolo dell'ingresso, un pacchetto, e se ne va di là. Entra la moglie, vede questo pacchetto, lui apre: oddio, è morta Atalantini!